Uomini e donne over. Simone Abosio contro Stefano Pastore. Manca ormai un mese alla fine di Uomini e donne over. Poche coppie si sono formate e sono uscite dal programma. Anche dame e cavalieri ancora non sono riusciti a trovare l'anima gemella. Addirittura c'è chi anche si sta contendendo lo stesso uomo. Ci riferiamo al nuovo triangolo formato da Gemma Galgani, Simone Abosio e Stefano Pastore. È doveroso informarvi che è stata la dama piemontese a volere il numero di questo uomo, anagraficamente più giovane di lei. Il cavaliere brizzolato ha accettato ad uscire con lei, ma in contemporanea non ha nascosto di voler frequentare anche Simona. Dopo qualche giorno si è venuto a scoprire che l'attore in questione ha illuso entrambe le dame. Addirittura la storica dama del Turnover ci aveva creduto in questa storia, tanto che si è sciolta in lacrime. Anche la Bosio durante le puntate del format senior non ha mai nascosto di provare interesse per Stefano. Ed è proprio al settimanale Uomini e Donne Magazine che la Mora ha espresso il proprio pensiero riguardo a Stefano. Simona espone la sua filosofia di pensiero in questa maniera. Non mi aspettavo quella farsa da parte di Stefano. Si è comportato male sia con me che con Gemma. Per quanto riguarda me, già la settimana scorsa aveva negato ogni cosa, ferendomi tantissimo e facendomi passare per una donna malata di sesso. Eravamo in due per la strada a baciarci. Per me, la nostra conoscenza era chiusa. Ma poi, nei giorni scorsi, è stato Stefano a ricercarmi, con varie scuse. Nelle ultime telefonate avevo già capito che era un calcolatore, che ha anche molta paura di essere amato. Dopo aver compreso il suo carattere, ho iniziato a prenderlo un po' in giro per questo e poi l'ho perdonato, pensando che la nostra potesse diventare un'amicizia, fino a che proprio lui mi ha detto di voler continuare la nostra frequentazione, cosa che in trasmissione ha negato. Lo sapevo che lui sarebbe dovuto uscire a cena con Gemma e su questa cosa abbiamo riso e scherzato molto. Secondo quanto riferito dalla Bosio, Stefano non ha accettato il numero della piemontese solo per galanteria, ma per le seguenti motivazioni. Probabilmente per visibilità. Lui l'ha illusa e la cosa peggiore è che non le abbia detto che noi ci sentivamo ancora, cosa che io non sapevo e ho scoperto direttamente in puntata e per questo me la sono presa con Gemma. Pensavo lo sapesse. D'altro canto lui ha illuso pure me. Io neanche sapevo che Stefano sentisse quotidianamente Gemma. Penso che abbia paura di innamorarsi. La dama Mora ha poi risposto ad una domanda dell'intervistatore Mediaset riguardo le reazioni che ha avuto la Galgani in seguito al messaggio audio che ha mandato a Stefano, nel quale parlava male di lei. Ecco come ha replicato. Io non conosco Gemma, ma è normale che ci sia rimasta male dopo che ha sentito dal mio cellulare il messaggio audio in cui la sminuiva. Per quanto riguarda invece tutta la questione del bacio, che secondo Gemma stava per scattare, ma secondo Stefano non ci sarebbe mai stato, credo che la reazione di lei sia stata un tantino eccessiva. La stessa protagonista poi spiega di non aver più sentito Stefano dopo la fine delle registrazioni. Ecco perché. No, lui ha bloccato il mio numero. Io non gli avrei mai più scritto, ma è stato lui a bloccarmi ovunque, anche su Instagram. Quindi non c'è davvero più possibilità di comunicazione tra noi, anche se continuo a guardare le mie Instagram story, perché evidentemente è un vigliacco. In ogni caso mi dispiace che sia finita così. Stefano era l'unico uomo del parterre che oggi aveva fatto scattare un interesse in me, perché è un uomo poliglotta che per lavoro viaggia molto e ha una vita dinamica e impegnata come la mia. Evidentemente però questi uomini di successo, dal punto di vista umano, hanno qualche carenza. D'altronde non è la prima volta che mi imbatto in un uomo come Stefano. Io sono una donna che ha cresciuto il proprio figlio da sola, vivo in Emilia, ma lavoro spesso a Milano. Devo occuparmi di mia madre che da anni è ferma a letto, in una struttura. Di spazio per un uomo nella mia quotidianità ne ho sempre avuto poco. Non a caso in questi ultimi anni ho sempre frequentato persone molto più giovani di me,
con due dei quali ho anche avuto storie importanti, uomini in grado di donarmi un po' di leggerezza in un'esistenza non facile. Invece con Rocco Fredella ha mantenuto i contatti? E con Armando Incarnato? Ecco come risponde ad entrambi i quesiti. No, con Rocco Fredella non ci sentiamo da settimane, anche se, proprio nella scorsa puntata, mi ha chiesto di ballare e voleva sapere se tra noi fosse davvero del tutto finita. E lo è. Rocco non è il mio tipo di uomo, troppo impulsivo. Armando si è messo in mezzo in più occasioni, buttando inutilmente benzina sul fuoco, nel parlare dei messaggi assolutamente in amicizia che gli ho mandato. Con Armando non ho mai parlato e pensato di avere una relazione, ma anche lui, a suo modo, mi ha fatto capire che bisogna stare molto attenti agli uomini del parterre, perché con questa smania di visibilità che hanno si rischia di farsi male. Lo stesso Stefano, con la sua uscita con Gemma, fatta proprio in nome della visibilità, ha rovinato tutto, tanto più che io la sera che è uscito con lei ero a Roma e poteva stare con me, visto che mi aveva detto che voleva portare avanti la nostra conoscenza. La dama del turnover poi è ritornata a parlare di Stefano e di come sia rimasta delusa del suo comportamento. Ecco cosa dice a tal proposito. Sì, perché eravamo d'accordo di continuare nel rispetto dei tempi e degli impegni di ognuno, vedendoci magari qualche volta per il weekend, anche se a oggi penso che in realtà non sarebbe mai successo. Forse Stefano ha paura che le donne gli si attacchino, ma a questo punto non capisco il motivo per il quale ha deciso di partecipare a Uomini e Donne, come non capisco perché la sera che siamo usciti insieme si è messo subito a parlare di future vacanze in barca. Io non sono una donna che a 53 anni si illude dal nulla. Mi ha dato lui dei motivi per credere che tra di noi potesse nascere qualcosa. Le viene inoltre domandato quale tipo di uomo vorrebbe al suo fianco. La sua replica non tarda ad arrivare. Non ho un canone di bellezza prestabilito. Un uomo mi deve prendere di testa e fisicamente. Per me l'attrazione è fondamentale. Le mie storie sono sempre partite da una forte attrazione per me. Oggi il sesso è molto importante di quanto lo fosse quando ero più giovane. Ho tante amiche mie coetanee che stanno con uomini con i quali non hanno praticamente alcun rapporto intimo, ma magari sono tranquille sotto altri aspetti. Nel mio caso però il compromesso non è accettabile. Io voglio un uomo che mi cambi la vita sotto ogni aspetto e non una mera compagnia. Se ho voglia di partire, io sono una donna che prende il suo cane e lo fa da sola. Ho degli uomini intorno con cui potermi sistemare, anche economicamente, ma non sono una persona che guarda al portafoglio, alla tranquillità. Io devo sentire le emozioni. Credete che Simona come Gemma si sia illusa? A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.